Ora si registrerà la conferenza. Può iniziare. Bene, buonasera a tutti, sono il dottor Di Giacomo Giovanni di Roma. Il mio compito oggi è quello di parlare della instabilità traumatica anteroinferiore. Quando parliamo di instabilità dobbiamo chiaramente avere molto ben chiari quelli che sono gli elementi nella spalla, nell'articolazione glenomerale, nella fattispecie, che garantiscono la stabilità della testa dell'omero nella glena. Allora, la spalla, l'articolazione glenomerale, quando abbiamo il braccio al fianco, quindi a 0 gradi di adduzione, fondamentale è la pressione intraarticolare negativa, che come si vede molto bene in questo filmato, è garantita dall'integrità dell'apparato capsulo-legamentoso che avvolge l'articolazione glenomerale a 360 gradi. Quindi una condizio sine qua non per avere la stabilità glenomerale con il braccio al fianco è la pressione intraarticolare negativa. Abbiamo poi chiaramente anche il criterio delle catene cinetiche, cioè la spalla è un anello di una catena cinetica complessa, per cui non dobbiamo pensare mai solo alla spalla, ma dobbiamo pensare alla spalla come l'insieme di una catena cinetica di cui lei è un anello. Quindi, ad esempio, il movimento della scapola è fondamentale perché deve mantenere centrato il centro di rotazione con la testa dell'omero. Se la scapola non si muove correttamente, entriamo nel mondo delle discinesie scapolo-toraciche che possono sostenere alcuni tipi o si possono associare all'instabilità post-traumatica. Il controllo della scapola quindi diventa un momento essenziale. Bisogna porre quindi e conoscere molto bene anche quei muscoli più importanti che controllano la scapolo-toracica, che sono il romboide superiore, inferiore, il medio, l'alto, il basso trapezio, il latissimo del dorso, che vedete in questo filmato come stabilizza molto bene la scapola, e chiaramente un muscolo importantissimo che interviene nella retrazione, in particolare nella protrazione della scapola, che è il muscolo dentato anteriore. Questo filmato mette molto bene in evidenza come quindi la scapola deve essere stabilizzata sul torace, ma una stabilizzazione dinamica, cioè deve rispettare in funzione del controllo neuromuscolare propriocettivo, deve creare una piattaforma dinamica per il movimento della testa dell'omero, come una foca, dicevamo, rispetto alla palla quando la tiene sul naso. Nel mid-range, invece, quando cominciamo ad abdurre il braccio, ma evitiamo i gradi estremi, quindi siamo nel mid-range. È importante il tono muscolare, cioè il centro istantaneo di rotazione della testa dell'omero in funzione del controllo che è chiamato roll, rotolamento, slide, scivolamento, sommati insieme danno uno spin, che è il movimento della testa dell'omero rispetto alla glena. Questo spin è garantito dalla concavity compression, cioè dall'integrità del tessuto osso sul quale il tono muscolare della cuffia dei rotatori stabilizza un'altra volta in modo dinamico la testa dell'omero rispetto alla cavità glenoidea. Questo è un classico filmato che fa vedere molto bene come quindi la stabilità della testa dell'omero nella cavità glenoidea è garantita non solo dalla pressione intraarticolare negativa, ma l'altro fattore, la stability ratio, che è dato fondamentalmente, e questo è importante, dall'integrità della cavità glenoidea nonché della testa dell'omero. In abluzione invece l'apparato capsulo-legamentoso e i legamenti che sono sì importanti quando integri con il braccio al fianco, l'apparato capsulo-legamentoso, come vedremo nei filmati seguenti, diventa estremamente importante quando il paziente abduce, come in questo caso. Vedete che i legamenti vengono messi in tensione e quindi la loro caratteristica è quella di stabilizzare la testa dell'omero nella cavità glenoidea. Perché nell'instabilità post-traumatica spesso la riabilitazione non dà dei grossi successi, proprio perché siamo un disturbo importante dell'apparato capsulo-legamentoso che non è più in grado di stabilizzare ai gradi estremi la testa dell'omero nella cavità glenoidea. A quei gradi estremi, laddove il ruolo dei muscoli è importante, ma è meno importante se paragonato con il controllo SI. Questa è una bella immagine che fa vedere la spalla sinistra, la coracoide, noi stiamo spostando il sottoscapolare per far vedere bene come l'integrità dell'apparato capsulo-legamentoso garantisce in abduzione e rotazione esterna, mettendosi in tensione, la stabilità
della testa dell'uomo. Meccanismi di lesione, qui si apre il mondo perché tendenzialmente, ma non sempre, il meccanismo di lesione di un'instabilità post-traumatica non sempre è in abluzione e rotazione esterna. Noi abbiamo fatto diversi lavori dove abbiamo dimostrato come un 30, se non addirittura quasi un 40% dei pazienti lussa la spalla in adduzione. È un po' come nel ginocchio, dove le lesioni calcio-legamentose comunque sembrano avere una correlazione con il meccanismo di lesione. Cosa poco indagata nella spalla, probabilmente è lo stesso anche nella spalla. Questo è un altro meccanismo. Vedete bene in abduzione e rotazione esterna il casco bianco che ha abdotto e ruotato, praticando uno sport di paraludismo a livello nazionale. Vedete bene il meccanismo di abduzione e rotazione esterna. A volte le spalle si lussano anche con movimenti che abbiamo ripetuto migliaia di volte, e cercheremo di capire, magari anche nel corso della discussione, perché alcune volte la spalla, facendo un movimento che abbiamo fatto decine, se non centinaia di volte, si lussa, mentre altre volte non si è lussata. Si apre poi anche una parentesi sul trattamento dopo il primo episodio. Anche questo potrebbe essere il momento di discussione. Chiaramente il primo episodio deve essere trattato chirurgicamente, deve essere trattato conservativamente. Diciamo che non si può tracciare una linea comune a tutti i pazienti, ma ci sono una serie di fattori, di parametri che nella mia esperienza sono estremamente importanti. Per esempio l'età del paziente, il tipo di sport, il livello di sport, l'arto dominante, tipo di lesione che a volte può essere associata alla lesione di Banca. Quindi non si può generalizzare. Diciamo che nella mia esperienza, dopo il primo episodio, il trattamento è molto caso specifico. Vedete che comunque nella maggior parte dei casi, quando si ha una lussazione statica post-traumatica anteriore, il paziente viene consigliato di trasferirsi al pronto soccorso, dove in mani esperte, prima il radiologo e poi l'ortopedico o chi per lui, con l'aiuto dell'anestesista, una leggera sedazione, è in grado di ridurre la testa dell'omero nella cavità inguinale. Noi consigliamo sempre una leggera sedazione perché, in modo particolare in pazienti anziani, si possono creare delle complicanze associate come le fratture d'omero, o in soggetti più giovani, se si traziona in modo troppo violento, si può avere una neuraprassia, una sofferenza del nervo ascellare. Quindi chi operare dopo il primo episodio, abbiamo detto che può essere fonte di discussione, ma chi operare dopo il secondo, il terzo, quarto episodio, e in modo particolare nel momento in cui spesso il paziente accusa una defiance importante perché proprio sente una limitazione, un senso di apprensione, un qualcosa che limita il movimento, il gesto del lavoro, il gesto atletico, dopo 3-4 episodi spesso il paziente si rivolge allo specialista per essere operato, cioè per risolvere il problema. Una volta che è confermata la diagnosi, attenzione, questo video è molto importante perché deve essere confermata la diagnosi, ma in modo particolare la direzione dell'instabilità. Cioè la prima cosa che noi andiamo a cercare, vedendo e studiando chiaramente l'esame radiografico, l'attacco, la risonanza magnetica, intervistando e visitando accuratamente il paziente, la prima cosa che io consiglio, in modo particolare ai giovani, è avere la certezza che si tratti di una lussazione antero-inferiore. Perché trattare con tecniche per lussazione antero-inferiore una stabilità posteriore è una tragedia. Per tenere il discorso abbastanza semplice e pratico, noi nella nostra chirurgia siamo molto pragmatici. Noi abbiamo due tecniche in particolare che sono la banca arteriopatica artroscopica, a volte associata al remplissage, e l'altra la tecnica della targetta. Poi esiste un 5-6% di casi particolari in cui si possono utilizzare anche altre tecniche, ma rappresentano veramente un trattamento di nicchia. Per quanto riguarda se fare la latargia per via artroscopica a cielo aperto, ne possiamo discutere, ma il primo messaggio che io do, personalmente non trovo grossi vantaggi né in una né nell'altra, l'importante è farla correttamente, perché un gesto tecnico non semplice né artroscopico e né a cielo aperto, se non svolto con l'indicazione giusta e la tecnica giusta, può creare nei giovani un danno a volte irreversibile, come un'artrosi precoce glenomerale, che non solo impedisce al giovane atleta di praticare lo sport, ma ne rende complessa la vita sociale di tutti i giorni. Quindi la grossa diatriba è: quando noi abbiamo un giovane di 20-25 anni che ha un'instabilità ricorrente, recidivante, traumatica, post-traumatica, con una lesione capsulo-legamentosa, la famosa lesione di Bankart, e un bone loss, poi entriamo nel dettaglio, cioè il sax e perdita di tessuto osso sulla glena,
Qual è il cutting edge nel momento in cui abbiamo deciso di operare il paziente fra la tecnica artroscopica, e con questo intendo bunker per ripair, eventualmente revisage da una parte e l'atargé dall'altra. Dobbiamo discutere quindi di questo aspetto. Vedete che la tecnica artroscopica, questa è una spalla che lussa, in questo caso posteriormente io ho aperto la capsula proprio per far vedere il danno capsulare. Vedete come la tecnica artroscopica di plicature, di reinserimento del cercine, comunque funziona. Se abbiamo una buona qualità dei tessuti e non esistono danni ossei associati, l'artroscopia, chiaramente condotta tecnicamente bene, dà degli ottimi risultati clinici, così come la Lataragé. Noi l'anno scorso ci siamo divertiti a rivedere circa 450 casi di nostri pazienti e vedere come andavano le Lataragé. Tendenzialmente è interessante vedere come le recidive indubbiamente sono particolarmente basse, intorno all'1-2%, però abbiamo voluto, e questo per me è stato interessante, verificare anche il risultato clinico e vedere quelli che possono essere i fattori di rischio in un WOSI alto, cioè in un risultato clinico magari che ha garantito la stabilità, ma il paziente non è soddisfattissimo, vedere quelli che possono essere i fattori di rischio per un non completo successo della Lataragé. Anche di questo, se volete, poi ne possiamo discutere. Allora, artroscopia versus Lataragé. Il primo score, ma penso che tutti gli appassionati di spalla lo conoscono bene, è quello di Pascal Boileau. Viene quasi difficile ricordarvelo perché lo conoscete benissimo: l'età, il tipo di sport, il livello di sport, la lassità e il bone loss. Questo è uno score che noi abbiamo seguito per anni, poi come vedrete abbiamo introdotto proprio noi come gruppo, con l'aiuto di Steve Burkhardt e di Gitò, il concetto di Glenoid Track. Quello che noi abbiamo affettuosamente criticato allo score di Boileau, che è l'Easy Score, è la valutazione un po' sommaria del bone loss. In effetti Pascal Boileau dice che il SACS c'è o non c'è, due punti, il glenoid bone loss c'è o non c'è, due punti. A parte che con l'esame radiografico diventa un po' empirico, non sempre facilissimo, ma poi con questo tipo di misurazione Boileau perde la cosa più importante del bone loss, cioè che è l'interazione tra l'Il SACS e il glenoid bone loss in forma dinamica, che è la cosa più interessante. Per questo noi abbiamo introdotto il GTMS score, che vedete qui sulla destra, dove gli score al di fuori dell'osso sono gli stessi. Però abbiamo dato direttamente 4 punti quando un soggetto ha una lesione off track, cioè indicazione alla Lataragé, e quando non è off track, cioè on track, chiaramente bisogna valutare con accuratezza gli altri fattori di rischio. Se superano i 3 punti, noi tendiamo a fare la Lataragé. Se sono 1 o 2 o 3 punti, possiamo pensare all'indicazione artroscopica. Però non è sempre così bianco e nero. Questo è un altro momento di discussione. Allora, la cosa più importante, oltre alla lesione di Bankart nell'instabilità traumatica anteroinferiore, che è definita una lesione essenziale, che diamo un po' per scontato circa nel 90, anche di più, per cento dei casi di illustrazione traumatica, importante è sapere che esistono dei danni ossei sulla testa dell'omero, che prendono il nome di Il SACS, e sulla superficie glenoidea, che sono i deficit glenoidei. Queste due lesioni ossee devono essere valutate insieme, tendenzialmente in modo dinamico, con qualche strategia. In funzione di questo concetto, cercando poi di migliorare lo score di Pascal Boileau, con l'aiuto di due amici, Gitò e Steve Burkhardt, ormai, ahimè, più di 10 anni fa, abbiamo introdotto il concetto, che è stato ben accolto a livello internazionale, oggi è un punto di riferimento importante, il concetto di on-track, off-track. Che cos'è il glenoid track? Il glenoid track è semplice: è quella parte di testa dell'omero mediale all'inserzione della cuffia dei rotatori che garantisce in abduzione e rotazione esterna la stabilità ossea della testa dell'omero sulla glena. Questo è importante perché la testa dell'omero quindi appoggia sulla glena grazie a questa zona azzurra che noi abbiamo definito il glenoid track. Il glenoid track è l'83% della larghezza, normalmente diciamo la larghezza in millimetri di una glena è tra i 26 mm e i 32-34 mm. Il glenoid track è misurato mediale all'inserzione del footprint e, secondo gli studi di ITOI, in vivo e in vitro oscilla tra l'83 e l'84%. Quindi bisogna misurare la larghezza a livello equatoriale della glena, prendere l'83%,
metterlo mediano al footprint, è quella la zona più importante della testa dell'omero che garantisce la stabilità ossea. Quindi sarà importante con la TAC, con la risonanza magnetica, con dettagli particolari ma facilmente riproducibili, cercare di capire che cosa la posizione della Hill-Sachs rispetto al glenoid tract. Quindi, oltre alla lesione di Bankart, vedete che se la lesione di Hill-Sachs è completamente dentro il glenoid tract, noi questi pazienti li possiamo operare in artroscopia. Perché se inseriamo bene il legamento, quando questi tornano all'attività sportiva hanno un legamento, ma ancora una parte di osso che in aber position garantisce la stabilità ossea. Quindi abbiamo stabilità legamentosa e stabilità ossea che abbiamo visto essere estremamente importante nel mid-range. Ma guardate che cosa succede invece se noi non riconosciamo una lesione off-track. Quali sono quelle lesioni off-track? Sono quelle lesioni che sono molto mediali, molto verso il centro di rotazione della testa dell'omero, o molto larghe, cioè sono quelle lesioni che disturbano completamente il glenoid tract. Quindi noi non abbiamo più un supporto osseo fondamentalmente, e se operiamo questi pazienti, come ahimè negli anni passati mi è capitato, mettiamo delle ancorine e questi ragazzi quando tornano, non avendo supporto osseo in aber position, sovraccaricano il legamento, che ha un meccanismo che in americano si chiama di catch up, cioè di sostituzione, cioè lavora non solo per la sua funzione, ma anche per la funzione del deficit osseo, quindi viene sovraccaricato, e questo è uno dei motivi per cui si hanno recurrence in questi pazienti off track trattati in artroscopia anche del 70-80%, che voi capite come chirurghi, e che è una percentuale improponibile. Ma perché è interessante il glenoid tract? Perché, come dicevo, considera l'interplay, cioè la correlazione fra i due deficit. Vi ricordate che il glenoid tract è l'83% della larghezza della glena. Cosa vuol dire? Che se io ho un glenoid bone loss, ho la larghezza della glena che è più piccola, e tanto più è piccola la glena, come in questo caso, vedete, questa è la larghezza normale della glena, questo è il glenoid tract normale. Ma se io ho un bone loss, come in questo paziente, la glena è più piccola, dell'83% è più piccolo, e quindi ho più possibilità, avendo un glenoid tract limitato, che la lesione di Hill-Sachs sia fuori. Questa è la parte più importante, più interessante del concetto di glenoid tract. Poi come misurarlo, le tecniche con cui misurarlo chiaramente sono importanti, ma come tutte le cose in ortopedia, prima è il concetto, e adesso tanti colleghi di diversi gruppi internazionali si stanno dedicando a cercare di misurare nel modo migliore il concetto del glenoid tract. Come si misura? Classicamente abbastanza semplice, si fa un in-face view della controlaterale, o si usa il circle concept facendo la in-face view della spalla danneggiata, si misura la larghezza della glena, AC sarebbe l'83%, si pone con ricostruzione 3D mediale al footprint e si vede se la Hill-Sachs è dentro il glenoid tract o è fuori dal glenoid tract. Abbastanza semplice. E con questo facile si riconoscono le lesioni on track, off track. Le lesioni on track sono meritevoli di artroscopia, le lesioni off track noi preferiamo ricostruire la superficie ossea, eventualmente con la tecnica di Hill-Sachs. Interessante, vedete, in questo caso si ha un in-face view dove si vede che il diametro della glena chiaramente è minore, non è AB ma è AC, di conseguenza il glenoid tract sarà più piccolo. Come vi dicevo prima, tanto più è piccolo il glenoid tract, sempre in posto mediale al footprint, tanto più piccolo il glenoid tract, tanto più ho possibilità che la lesione di Hill-Sachs sia off. Quindi meritevole il paziente di un intervento che vada oltre la classica Bankart o un reimpiezaggio, eventualmente una tecnica di Lataché. Il bone loss, glenoideo in particolare, può essere misurato in 2D, in 3D, con la TAC e con la risonanza magnetica. Noi quello che consigliamo è l'in-face view, i radiologi sanno molto bene che esistono dei regoli particolari per non sbagliare il taglio, perché se il taglio non rispetta queste caratteristiche che vi sto facendo vedere, che sono più di pertinenza radiologica, chiaramente si possono avere delle misurazioni che non sono corrette. Anche l'Hill-Sachs, il taglio assiale, può essere misurata correttamente, ma ricordatevi che non è tanto
la profondità della Hill Sachs, come vedrete, ma dovete sempre sui tagli assiali, subito sotto la coracoide, vedere questa Hill Sachs quanto è mediale e quanto è laterale, ricordandovi che tanto più è mediale la Hill Sachs, tanto più è pericolosa, cioè tanto più ha possibilità di finire off track. Altro concetto importante è il concetto del Hill Sachs interval. Questo si studia molto bene, in particolare anche con la risonanza magnetica sui tagli assiali. Il Sachs interval è la distanza tra il footprint e la parte più mediale della Hill Sachs. Perché è utile? Ve lo faccio vedere immediatamente fra qualche secondo. Allora, vedete un taglio frontale? Noi ci fermiamo a questo livello, vediamo sull'assiale dove corrisponde. Noi sappiamo che la parte mediale del footprint è a questo livello. Quindi taglio frontale e taglio assiale insieme. Noi misuriamo, grazie a questa metodologia, l'Hill Sachs interval, che è quella riga rossa, e voi vedete se l'Hill Sachs interval è più lungo del glenoid track, si tratta di una lesione off track. Quindi vedete che anche con la risonanza magnetica, dove il footprint inevitabilmente può essere identificato meglio, si possono avere delle informazioni corrette sulla stabilità ossea. Ricordate che la risonanza magnetica sottostima il bone loss e invece le misurazioni lineari che caratterizzano il glenoid track tendono a overstimare il glenoid bone loss. Concludiamo, arriviamo sul rush finale per vedere le indicazioni chirurgiche. Quindi teniamo a mente che ci sono dei deficit ossei che rappresentano un punto critico per la glena il 25%, secondo diversi studi di Yamamoto, di Toi, di Sugaya. Sembra che il 25% di deficit glenoideo rispetto alla glena sia un punto di non ritorno, cioè tutti i pazienti che hanno più del 25% di deficit osseo sono meritevoli di Lasargè. E anche la posizione della Hill Sachs è molto importante, come dicevo. Tanto la Hill Sachs è periferica, cioè più vicino al centro della testa dell'omero, tanto più i risultati clinici sono scadenti e tanto più si rischia di avere una lesione di Hill Sachs che off track. Vediamo quindi bene il nostro schema. Immaginiamo di avere dei pazienti che hanno una lesione di Hill Sachs che non ci impaurisce, non c'è, rara, molto laterale e piccola, quindi la Hill Sachs non è un problema. Misuriamo con le tecniche che vi ho fatto vedere il bone loss glenoideo e vediamo che è meno del 25%. Secondo la letteratura grossolana, questo paziente potrebbe essere operato con la Bankart Repair artroscopico. Noi chiaramente qui abbiamo fatto delle osservazioni, va bene, la lesione è on track, quindi il Sachs non crea un problema particolare, ma il bone loss, che è 25%, non si può paragonare lo 0 o l'1-2% con il 22-23%. E su questo discorso diversi autori, Saha in particolare, Tokish, hanno introdotto il concetto del subcritical glenoid bone loss. Che cosa vuol dire? Che in questi pazienti con lesioni di Hill Sachs non pericolose, on track, se hanno un deficit glenoideo tra 0 e 13,5%, l'artroscopia trova un ottimo impiego. Ma se il deficit osseo è tra il 13,5% e il 25%, l'artroscopia può dare dei problemi non tanto nel recurrence, ma sull'uosi. Cioè, questi ragazzi hanno un uosi che non ci convince sul 500, 600, 700, che sono molto vicini al fail. Ricordiamoci che un buon uosi oscilla tra i 100, 150, 210. Questi sono i uosi che noi abbiamo nelle migliori risultati nel trattamento dell'instabilità, vuoi artroscopica, vuoi Lasargè. Quindi operare un giovane che ha un glenoid bone loss del 20% in artroscopia con lesione on track, rischiamo di non avere una recurrence, ma che il paziente non sia particolarmente soddisfatto. In questi pazienti, chiaramente, la letteratura internazionale fa vedere delle opportunità diverse. L'arthroscopic Bankart Repair, ma che viene confrontata all'open capsular shift o alla tecnica di Lasargè. Questo chiaramente è elemento di discussione. Diciamo, il grosso della discussione in questi pazienti è Lasargè versus Open Capsular Shift, molto utilizzato nella scuola americana. Quindi il concetto che vi voglio dare è che quando vedete la testa dell'omero sui tagli assiali, preoccupatevi della posizione ed eventualmente dell'angolazione, ma la posizione della Hill Sachs è fondamentale. Valutare quindi la posizione della Hill Sachs con chiaramente il glenoid bone loss.
Nei pazienti che hanno una lesione on track con glenoid bone loss più del 25%, la latargia per noi trova la sua indicazione migliore. Questo è un altro capitolo interessante. Sono invece quei ragazzi che hanno la lesione off track, quindi la ILSAX non può essere sottovalutata, cioè dobbiamo risolvere seriamente il problema osseo. Queste lesioni, però, la prima domanda che ci dobbiamo fare guardando l'attacco alla risonanza magnetica è cercare di capire perché la lesione off track è off. E qui noi stiamo facendo delle altre pubblicazioni. È off track perché è molto mediale e quindi è responsabile dell'off e la posizione della ILSAX. Poi abbiamo una classe intermedia dove è veramente difficile capire se è responsabile dell'off e il glenoid bone loss o la posizione della ILSAX. E poi abbiamo un caso, che è il terzo caso, in cui il responsabile è il glenoid bone loss. Cioè il glenoid bone loss è talmente importante, diciamo talmente vicino al 20-25%, che non c'è questione, non va trattata l'ILSAX, ma dobbiamo ricostruire la piattaforma ossea. Quindi riepilogando in velocità, abbiamo il caso 1, il responsabile è off track per la medializzazione della ILSAX. In questo caso si può fare nella nostra esperienza tranquillamente la Bankart repair, eventualmente associare una chiusura dell'intervallo se c'è un po' di padolassità, ma molto importante diventa il remplissage, cioè annullare completamente l'effetto negativo della ILSAX che è medializzata in modo che non può più ingaggiare con la glera antero inferiore. Poi abbiamo i casi intermedi dove chiaramente in base alle nostre sensazioni ed esperienza possiamo ritenere colpevole o la testa dell'omero o la glena. In base alla nostra esperienza e sensibilità potremo trattare la targè, se è responsabile riteniamo sia la glena o eventualmente artroscopia con remplissage. Il problema è più semplice nel gruppo 3 dove la off track è causata da un importante glenoid bone loss. In questi gruppi 3 noi chiaramente siamo dei fautori della tecnica di Latargé che ricostruisce non solo la piattaforma ossea ma con l'effetto sling, in modo particolare mettendo in pretensione il sottoscapolare, garantisce una stabilità dinamica legata a un ampliamento della piattaforma ossea ma anche al controllo neuromuscolare propriocettivo del tendine comune e del sottoscapolare. Questo quindi gruppo 3. Quando parliamo di glenoid bone loss, ricordatevi che possiamo avere tre pattern. Uno è l'erosion type, in cui la testa dell'omero tendenzialmente uscita tante volte ha compresso, un po' come la lesione di ILSAX, la zona tra ore 3 e ore 5 della glena, per cui si ha una vera e propria erosione. Poi abbiamo degli altri casi in cui si ha l'off track con il glenoid bone loss superiore al 25%, sono estremamente rari, ma qui la Latargé o altre tecniche di ricostruzione, in modo particolare gli allograft con il terzo distale di tibia, possono trovare un'indicazione mirata sempre a ricostruire la piattaforma ossea. Per quanto riguarda un altro pattern di lesioni, sono oltre l'erosion type, sulla glena il bone loss può essere caratterizzato dal fragment type, cioè dove rimane un frammento d'osso. Qui è un'altra pubblicazione che ne stiamo facendo con l'amico Matt Provenzer, perché per i fautori della riparazione della Bony Bankart questa è una buona occasione. Cioè si può riparare il tessuto osseo, il frammento alla glena. Se noi abbiamo fiducia nella meccanica e nella biologia e questo frammento guarisce, chiaramente noi abbiamo ristabilito un buon diametro della glena, abbiamo quindi dato un maggiore glenoid track e maggiore stabilità ossea. Voglio essere sintetico, la letteratura internazionale, in modo particolare i lavori di Nakagawa e di Sugaya, riportano che il glenoid bone loss associato al fragment type è caratterizzato da questi aspetti. Più tempo passa nel caso in cui abbiamo un fragment type, più il frammento si riassorbe. E quindi se quindi siamo fautori della arthroscopic Bony Bankart repair, questi ragazzi con la Bony Bankart vanno riparati, vanno operati in tempi particolarmente rapidi, perché sennò il frammento si riduce. Anche perché questi lavori hanno messo in evidenza che tanto più è grosso il frammento, cioè si avvicina al 10-15% del diametro della glena, tanto più grosso il paziente, il frammento, tanto più possibilità di integrare. Quindi un frammento sotto il 10% integra difficilmente,
un frammento di buoni Bankart superiore vicino al 15, 18, 20% integra con più facilità. Questo chiaramente per motivazioni di pattern vascolare. Quindi la buoni Bankart rappresenta un'ottima opzione. Questo è proprio il classico esempio del fragment type. Vedete, in questo caso, in buone mani, un buon artroscopista può ricostruire. Tanto prima lo fa, tanto più è ridotto l'elapsed time, questo è importante, tanto minore il numero di illustrazioni, tanto più questo frammento è grande, tanto più riparato guarisce e tanto più guarisce, tanto più aumenta il glenoid track. Quindi si può ricostruire un glenoid track e dare una buona stabilità. Questo è un nuovo concetto introdotto ma da pochissime settimane, ancora in via di pubblicazione, da Itoi e dall'amico Yamamoto. Questo è estremamente interessante perché è l'avulsion type, cioè sono quei ragazzi che creano un frammento osseo con distacco del legamento, ma senza lussazione. È proprio una lesione ossea tipo avulsion. Perché io lo trovo estremamente interessante? Perché questo giustifica quei ragazzi che a volte poi lussano senza un trauma importante. Cioè, qualche giorno prima, qualche settimana prima, con un movimento inopportuno, creano questa lesione. La spalla quindi è instabile sia nel mid-range che nell'end range. Dopo qualche settimana vanno in palestra, fanno un esercizio e lussano. Ma non è l'esercizio che hanno fatto in abduzione e rotazione esterna la causa del problema. La causa del problema è da ricercare qualche giorno, qualche settimana prima, e questo non è sempre facile. Ecco però perché insistevo all'inizio che la raccolta anamnestica in questi ragazzi è estremamente importante. Tornando al Boni Bankart, perché è importante il Boni Bankart? Perché il Boni Bankart, se riparato correttamente, ci può trasformare un glenoid bone loss che va tra il 13 e il 20%, che sul critical, se guarisce, lo trasformiamo in un minimal bone loss, dove il WOSI è estremamente buono. Quindi vale la pena, in alcuni casi, anche in questi pazienti, cercare di trasformare il bone loss glenoideo, benché on track, da subcritical a minimal glenoid bone loss. Molto interessante, invece, quando abbiamo dei pazienti che sono off track, ma hanno una Boni Bankart importante. Se noi la ripariamo e guarisce, quindi anche un po' un fatto di filosofia, trasformiamo una lesione off track in on track. E chiaramente, tanto più guarisce, tanto più si avvicina al minimal bone loss e tanto più si allontana dal subcritical glenoid bone loss, dove le recidive sono basse, ma i WOSI non sono eccezionali. Ho dato tanti messaggi, spero di essere stato estremamente chiaro, non vi voglio annoiare con i casi clinici e sono pronto a un confronto per vedere se sono riuscito a dare qualche messaggio. Grazie a tutti gli amici della SIAGASCO. Nessuno? Sì, Giovanni, ciao, ci Eccomi. sono io. Ciao. Allora, al momento in chat non vedo domande. Quindi ho confuso le idee. Chi vuole può fare domande sia tramite chat sia per videochiamata, quindi può aprire il microfono e fare domande tranquillamente. Ciao Giovanni, sono Mario, rompo io il ghiaccio. Ciao Mario. E è inutile dire che hai fatto una relazione delle tue, quindi hai bombardato alla grande, ma con concetti chiari, video stupendi, eccetera. Grazie. Vado un attimino più sul semplice. Io credo che la maggior parte dei colleghi che sono anche collegati diranno sì, ok, tutto bello, ma sostanzialmente chi fa pronto soccorso, chi deve gestire il paziente qualsiasi per avere un minimo di linee guida. Allora, secondo me non hai stressato molto il discorso, sono d'accordo con te che se ti arriva giovane devi fare di tutto, lo devi portare in sala operatoria, cioè quei messaggi molto estremi. Però ti può capitare il paziente, non ti parlo dello sportivo di alto livello, ma come hai accennato tu, il paziente classico della palestra, il paziente pallavolista di bassa serie, eccetera. Quindi chi è in pronto soccorso, arriva il paziente, arriva lussato, gli arriva la radiografia, lo riduci. Ok? Se ti vuoi sfiziare, fra virgolette, se riesci a fargli un ascellare o una proiezione un po' obliqua, un po' l'Ipsax già la capisci se ci può essere o non ci può essere. Numero uno, come lo tuteli? Con quale Allora, tutore? io metto un tutore con lieve intrarotazione,
per un tendenzialmente una quindicina di giorni. Ci sono diversi studi che dimostrano che l'immobilizzazione fondamentalmente è inutile se il parametro di valutazione a distanza è la recidiva. Però è anche vero che spesso questi pazienti possono avere uno stupor dell'ascellare, che è una delle prime cose che deve essere indagata, addirittura del plesso in alcuni casi. Comunque sono spalle dolenti, perdono il controllo neuromuscolare propriocettivo, per cui io comunque, per non saperne leggere né scrivere, 10-15 giorni di tutore lo tengo anche a livello psicologico. Poi a questo punto è molto importante, e mi piace la domanda che mi hai fatto, perché la vera risposta, come ho detto all'inizio, è nel paziente che abbiamo di fronte. Perché io ho dei pazienti di 40 anni che giocano a tennis e pensano di essere Nadal, cioè vivono nei circoli di tennis, anche se hanno 40-45 anni, per loro il tennis è tutto. Per me questo paziente viene trattato fondamentalmente come un professionista. Nel giro di pochi giorni facciamo una risonanza magnetica, vediamo se c'è un bone loss, vediamo la lesione di Bankart e in base ai diversi criteri che ho dato si opta per il gesto che riteniamo più opportuno. Normalmente in questi pazienti, se non c'è un deficit osseo importante, l'artroscopia può essere più che sufficiente. È anche vero che ci sono invece dei pazienti che non hanno esigenze particolari e quindi possono, dopo il primo episodio, possono portare il tutore, si fanno una riabilitazione seria, e quando dico riabilitazione seria non passano ore a fare tegare e laser terapia, ma fanno la riabilitazione vera delle catene cinetiche, cercando di dare un buon riequilibrio muscolare, un buon controllo neuromuscolare propriocettivo, e vengono avvertiti che in funzione delle lesioni possono avere delle recidive. Se dovessero avere una recidiva, fanno sempre in tempo a operarsi con tecniche che comunque danno dei buoni risultati. Quindi il colloquio, l'informazione al paziente, cercare di sapere quelle che sono le sue esigenze, rappresenta una cosa che io ho capito nella mia vita ortopedica, forse anche un po' in ritardo, perché ho avuto il vantaggio e lo svantaggio 20-30 anni fa di cavalcare l'artroscopia. E quindi viverla con molto entusiasmo. Quando vivi le cose con molto entusiasmo e ancora non hai tua esperienza, non c'è una grossa esperienza internazionale, rischi di far passare un messaggio sbagliato. Io sono esperto di spalla, io faccio l'artroscopia, io ti risolvo il problema. E non è assolutamente così. Ancora oggi, dopo tanti anni e tante, diciamo, centinaia di artroscopie di Latarger, comunque io metto sempre in evidenza le percentuali di insuccesso che ci sono in artroscopia nella Target nelle migliori mani. Quindi la comunicazione con il paziente rimane un momento essenziale. Ecco perché è importante fare i webinar, confrontarsi e studiare, perché dai un'informazione reale, realistica al tuo paziente. Perfetto, non voglio monopolizzare la discussione, ti faccio altre due domande veloci. Una in parte ha anticipato la mia successiva domanda, cioè tu preferisci comunque di base la risonanza magnetica alla TAC? Anch'io faccio Sì. risonanza, però ti spiego, la TAC più o meno è standardizzata, la risonanza magnetica, come tu ci insegni, basso campo, aperta, vedi, non vedi, c'è l'edema che non ti fa capire. E quindi volevo un commento tuo, quindi fai sempre risonanza magnetica. Seconda domanda, prima che parti a bomba, è: da specializzando leggevo i lavori di Toi con il suo famoso tutore, non l'ho mai visto utilizzare. Se l'hai visto utilizzare, sono reali i vantaggi che dice i Toi o no? Perché mi sembra un po', non so se ti ricordi quel film di Bud Sì, Spencer, sì, sì. del, come si chiama, il soldato di Ventura, quando lui faceva tipo Palio di Arezzo con questo braccio bello largo e picchiava la gente. Quindi il Ma tuo guarda, ci commento sono secondo questo. stati diversi lavori che hanno contraddetto sia dei lavori tedeschi che dei lavori americani, che hanno fatto la stessa impostazione che ha fatto i Tori nel trattamento conservativo e non hanno riportato questi risultati così eccezionali. Indubbiamente è molto poco pratico. Già io a volte faccio fatica a convincere il ragazzo a mettere il tutore normale per 10-15 giorni, spesso se lo tolgono, se li immobilizzo in quella posizione, probabilmente non ottengo un grosso successo. E onestamente non penso che sia quella la risoluzione del problema, perché il vero problema dopo la lesione di Bankart, ma questo è il motivo per cui abbiamo ancora oggi delle recidive in artroscopia, cioè quello su cui dobbiamo insistere, che quando noi ripariamo chirurgicamente o conservativamente, speriamo che una lesione di Bankart guarisce, si forma comunque all'interfaccia capsulo-legamentosa e tessuto osseo una cicatrice. Questa cicatrice non avrà mai la resistenza e le caratteristiche di viscoelasticità del legamento. Ecco perché a volte mi capita di operare dei pazienti che io ho operato 10-12 anni fa in artroscopia, che
che sono stati benissimo per 10-12 anni e poi improvvisamente con un trauma normale gli esce la spalla. Probabilmente hanno sfiancato questo tessuto cicatriziale. Questo è uno dei motivi per cui noi, i giovani che praticano gli sport da contatto, che hanno un'ambizione sportiva, quando siamo indecisi con i parametri che vi ho fatto vedere, io personalmente shifto un po' sulla Lathargè. Fare la Lathargè chiaramente non vuol dire avere zero recidive e sempre risultati eccezionali. Anche qui ci sono dei pazienti che possono avere un risultato non fantastico. Nella nostra esperienza sono tre i gruppi. Uno, sono i soggetti che hanno avuto una lussazione bilaterale, questo è dovuto probabilmente al fatto che nascondono un pattern genetico che predispone all'instabilità e lì la Lathargè probabilmente non si esprime al meglio. Secondo, sono quei soggetti che hanno avuto una lussazione non francamente traumatica e terzo sono le donne. Non sono persone che recidivano o vanno male, ma hanno statisticamente un valore diverso se valutati in funzione del sano o dell'uso. Grazie, ho altre domande, però lascio la parola agli altri così almeno sentiamo più voci. Grazie. Allora, dalla chat ci sono due domande di Edoardo Viglietta, specializzando al Sant'Andrea di Roma. Una richiede se potrebbe riprendere il concetto di il SAX interval. E l'altra, se adotta eventuali differenze nel protocollo riabilitativo post-operatorio in caso di Lathergè capsuloplastica, artroscopica e bony Bankart repair. Carissimo, il concetto adesso mi piacerebbe farti vedere le immagini, però lo trovi tranquillamente in letteratura. Il SAX interval è la distanza tra il footprint, che è la parte più mediale del footprint, e la parte più mediale dell'Il-Sax. Se questa distanza supera il glenoid track, la lesione di Il-Sax è molto mediale praticamente e quindi tende a essere off track. Se invece questa distanza del rotator dell'Il-Sax interval è più piccola del glenoid track, vuol dire che la lesione di Il-Sax è più laterale, cade dentro il glenoid track e quindi garantisce stabilità ossea. Però ci sono diverse pubblicazioni su questo, quindi lo puoi leggere tranquillamente, però il concetto è esattamente questo. Per quanto riguarda il trattamento riabilitativo, io devo dire che ho operato diversi sportivi anche di alto livello e con la Lathergè mi sono tornato in campo, per esempio calciatore di Serie A il terzo mese, e la Lathergè chiaramente quale vantaggio ha? Che guarisce un pochettino prima, perché si ha una guarigione osso-osso. Noi andiamo quindi molto più lentamente quando invece abbiamo da inserire nello sport degli atleti che hanno fatto l'intervallo, hanno fatto la ricostruzione di Bankart perché la guarigione è tessuto mollo, tessuto molle e tessuto osseo. Il protocollo riabilitativo è un po' più veloce, ma i criteri di riabilitazione sono gli stessi. Chiaramente nella Lathergè, per il motivo che ti dicevo, osso-osso, viene tutto un pochettino accelerato. Per esempio, il tutore noi lo teniamo 15-20 giorni, che è tanto rispetto a Jill Walsh, che spesso non mette il tutore, Roland Lafosse, che ha fatto vedere degli atleti che stanno in posizione verticale sulle braccia già il giorno dopo dell'intervento. Ecco, noi queste esasperazioni non ci convincono, quindi andiamo sempre con cautela. 15-20 giorni di tutore dopo la Lathergè per me non danneggiano nulla, ma dopo una Bankart comunque lo teniamo invece fra i 25-30 giorni. Chiaramente dobbiamo cercare di evitare delle contratture capsulari, delle capsulite post-chirurgiche, quindi le affidiamo a fisioterapisti che sono allenati, addestrati su questo, che cominciano con la chinesi passiva, tendenzialmente sul piano scapolare, e cercano di reinserire progressivamente, rinforzando la scapola toracica e core stability, cercano di reinserire progressivamente l'anello della spalla nella catena cinetica complessa che caratterizzerà poi il movimento sportivo specifico del soggetto in questione. Allora, c'è un'altra domanda di Andrea Giorgini, da Modena. Riparazione di Bankart ossea, usa soft anchor o altro? No, io uso, al di fuori del tipo di ancora che usi, per me se fai un buon gesto tecnico e prendi e shifti correttamente e da sud a nord e fai una buona riparazione, sono sempre stato convinto che questi strumentari, per amor del cielo, sono eccezionali, possono facilitare le tecniche, però noi avevamo dei risultati eccellenti anche con le ancore in titanio, mi ricordo le G2 che mettavamo, i problemi ce li avevamo quando non mettavamo bene le ancore. Quindi con le soft tissue, per amor del cielo, io uso le BioFastTAC, sono le BioSureTAC, scusatemi, e
che sono delle ancore non riassorbibili, ma anche se usate le soft anchor non penso che ci siano delle problematiche particolari, non ne monto tante, quindi non ho dei follow-up particolari, ma nel momento in cui sono state accettate dalla Food and Drug Administration e sono degli elementi che funzionano, ripeto, posizionarle correttamente, conoscere i criteri è la cosa più importante, al di fuori della tipologia di ancora. Ma questa è una, diciamo, mia, opinione personale. Perfetto, al momento non ci sono altre domande dalla chat. Se Mario vuole fare altre domande, non lo so, come volete. Dipende, Giovanni, quando si scoccia ti Sì, ma rispondo. figurati, mi diverto, No, mi lo so piace. che sei un mastino su questo, perciò ti stuzzica. Sempre più nel pratico, Giovanni, che poi la filosofia ce la facciamo quando ci vediamo agli esecutivi e quindi parliamo più della rana che del capo. Troppa. E quindi parliamo delle cose che possono interessare anche Sì. gli altri. Allora, hai fatto una bellissima classificazione, quella tua track on track con i TOI, Burkhardt, eccetera. Ti arriva il paziente in ambulatorio, test clinici. Quali sono a tuo avviso i test clinici più affidabili? È ovvio, non è che gliela butti fuori la spalla, però quali sono i test clinici più affidabili per cui già puoi sospettare se c'hai un on-track o un off-track, se hai questa esperienza, o che cosa ti può dare più sospetto di questo tipo di lesione? Allora, dalla clinica l'on-track, off-track lo puoi sospettare, hai detto giusto, sospettare quando hanno un'instabilità nel mid-range e quando hanno delle lussazioni durante la notte. Quando lussano durante la notte o hanno delle lussazioni che non sono all'end range of motion, puoi pensare che ci sia un bone loss importante. L'altra cosa estremamente importante è quando visionate per capire la direzione, i tagli assiali, anche frontali della risonanza magnetica, guardate bene i tagli in stir e vedete che esistono delle zone ipodensie laddove il sax è presente. E non vi stupirete che ogni tanto sarete sorpresi perché il paziente vi dice che è uscita la spalla dietro, invece il sax è la classica, il sax posteriore che testimonia la lussazione anteriore, a volte il paziente vi dice che è uscita la spalla avanti, invece la lussazione è posteriore. Quindi studiare accuratamente con l'imaging, cercare di interpretare quella che può essere la direzione. Poi quindi visitare accuratamente il paziente, per esempio una domanda che io faccio e gli dico la prima cosa, con l'arto sano, mi faccia vedere un movimento dove lei ha paura o che gli evocherebbe senso di apprensione. E loro magari ti dicono che lanciando una pallina non ci pensano minimamente. Già questo ti fa valorare il fatto che si tratta di una situazione anteriore. Poi chiaramente valutare l'articolarità passiva, perché fate sempre attenzione che ci potrebbe essere una capsulite che può complicare sia una lateralgia che un arthroscopic bunctured repair. Quindi l'articolarità passiva è il primo step. Poi qualche test di forza, ma una importanza relativa, molto importante, chiaramente il segno dell'apprensione. Segno dell'apprensione in abduzione e rotazione esterna, sia in piedi che clinostatico. E poi importante anche cercare con i test classici di stimolare la lussazione posteriore mettendo il paziente sul fianco con l'arto flesso e addotto per cercare di stimolare la dislocazione posteroinferiore della testa dell'omero. Quindi è un insieme di clinica e valutazione con la TAC e la risonanza magnetica. Bene, ti faccio un'ultimissima domanda, poi se non ci sono altre domande andiamo a farci un aperitivo. Come gestisci i fallimenti di Lattergé? Perché ovviamente chi si approccia a una chirurgia di, chiamiamola conservativa, di remplissaggio, di Bunchart Repair, eccetera, dico ok, provo questa, male che vada, mi fallisce, faccio una Lattergé. So benissimo che Allora, esistono tecniche, qualcosa ne ho fatto pure io, però volevo avere la tua esperienza, ovviamente non tuoi fallimenti degli altri. no, ma i miei fallimenti li ho gestiti e ce li ho avuti, non sono tantissimi perché me li ricordo, ma è molto interessante, però magari lo faremo in un'altra occasione e parlare poi del risultato clinico della lataragia, perché è incoraggiante che il paziente non lussa e ti parla uno che tendenzialmente fa tantissime lataragie. Ci sono dei pazienti che vanno in modo eccezionale, ci sono dei pazienti che vanno ascoltati perché sono contenti, ma un po' come la cuffia, ogni tanto c'è un ma, ok? Che non vuol dire che non siano soddisfatti, ma non è più una spalla anatomica. E se interroghi attentamente il paziente, te ne accorgi. L'insuccesso vero e proprio, che normalmente, ma non solo, è dato dalla recidiva, nella mia esperienza, i miei pazienti li ho trattati in due modi. In qualcuno ho rifatto un'artroscopia, ho fatto una Bunchart Repair, perché in modo sorprendente ritrovi, ti
tessuto capsulo legamentoso, se è buono lo ripari, fai un remplissage, se pensi che il responsabile della recidiva sia un ex sax molto mediale. Nel caso in cui invece non ci sia un ex sax e quindi non ti puoi affidare al remplissage, io faccio l'Eden and Vignette, che è una tecnica che è abbastanza semplice, tutto sommato anche più semplice della TACE, con il prelievo dalla cresta iliaca per ricostruire la piattaforma. Però ci tengo a dire che sono ragazzi che tendenzialmente hanno finito con alcune tipologie di sport e sicuramente con alcuni livelli di sport, dopo l'insuccesso della TACE. Allografts lo utilizzi mai? No, non ne ho mai utilizzato, ho sempre fatto il trapianto alla cresta iliaca. Però ci sono dei risultati ottimi descritti in Mark Provencer con il distal tibial allograft, in modo particolare perché ha la cartilagine e l'angolo di raggio di curvatura ricalca molto da vicino quello che è la glena. Però io personalmente ho un po' di difficoltà con il tricortico spongioso, mi trovo molto bene preso dalla cresta iliaca. Ultimissimissimissima, fratture sulla tergene, mai viste come le gestite? Fratture, intendi fratture di che cosa? La frattura o del frammento, però in questo caso siamo nel fallimento, oppure nello sportivo, semmai da sport d'impatto, in cui è la frattura della glena a causa viti della tergene. Allora, diciamo che se c'è una frattura della coracoide post-chirurgica, probabilmente ha sbagliato qualcosa al chirurgo. Noi utilizziamo per questo motivo, perché noi abbiamo fatto un po' tutti gli errori sulla spalla, come si dice a Roma, non siamo nati imparati, quindi io parlo in funzione dei miei errori, che sono stati i miei grossi maestri, e abbiamo ideato quella placchettina che tu conosci, proprio perché ci garantisce in modo particolare nei soggetti piccoli che non hanno una grossa coracoide una buona stabilità. Quindi importantissima è la qualità del gesto chirurgico e chi fa la TARGE sa che non è così semplice. Ancora io oggi ho superato proprio da qualche settimana le 2000 alla TARGE, e ancora oggi sul campo operatorio, a volte con i miei assistenti, troviamo delle difficoltà relative, chiaramente, in modo particolare nei culturisti, nei soggetti che hanno un grosso tono muscolare, e ancora oggi dico ai miei assistenti, vedete ragazzi, ne abbiamo fatte tante, però l'intervento invece di durare i soliti 20-22 minuti, a volte dura 40-45 minuti, proprio perché è un gesto tecnico complesso che viene fatto in un campo operatorio piccolo e particolarmente profondo. Siccome l'interesse è quello di creare meno danni iatrogeni possibili, senza distaccare il sottoscapolare, ma facendo uno split, senza fare danni alla coracoide durante l'ostotomia, rimane sempre un gesto chirurgico estremamente complicato e il posizionamento corretto e la sintesi corretta della coracoide è estremamente delicata e non semplice. Se non viene eseguita perfettamente per le leve che possono fare i bottoni o in modo particolare le viti, si possono avere delle fratture da torsione. E invece frattura di glena attorno alle viti, come le gestite? Ma dunque, fratture di glena particolari, non, cioè, ci deve essere un errore importante, cioè vuol dire che le Giovanni, iatrogene. ne fate 2000, non so quanti in Italia possano avere un'esperienza come la tua. Ti capita il giocatore di rugby, football americano, eccetera, che cade sulla spalla, grosso trauma e si rompe attorno e si frattura la glena a causa viti. Siete Allora, capitati, diciamo, Giovanni? sì, certo, diciamo che chiaramente dovrei vedere la radiografia e dovrei valutarlo. Diciamo che se è una frattura glenoidea, la testa dell'omero sui tagli assiali TAC risonanza magnetica rimane centrata e le viti non disturbano l'articolazione glenomerale, io opto per un trattamento conservativo. Questo secondo proprio i parametri dati da Gerber sul trattamento generico delle fratture di glena. È chiaro che se la vite si è rotta, si è spostata ed è protrusa a livello intraarticolare, si è rotta la coracoide, devo rifare completamente tutto. Rimuovo le viti, rimuovo la placca e faccio un Eden and Ok, grazie, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Vignette. Ottimo, grazie. Ciao. Ci sono due domande ancora. Eccomi. Allora, cosa pensate della tecnica di augmentation con sottoscapolare? Avete esperienza di risultati a medio termine? Questo da Fabio Ziranu. Un Dunque, utente non invece ho. chiede, Sì? com'è? Intanto rispondo a questa. Vai. Allora, non ho una grossa esperienza, non sono un grosso amante di questa tecnica perché nonostante gli sforzi di trovarne una locazione, vi dicevo, per me le cose sono abbastanza semplici, cioè non ho un motivo di non fare una TARGE che mi ha dato e mi dà ottimi comunque risultati e non ho motivo di fare con l'indicazione giusta una
bancarti repair, una buoni bancarti repair, perché con l'indicazione e la valutazione giusta dà dei buoni risultati. Quindi non critico assolutamente questa augmentation, ma nel pattern dei miei pazienti non trovo una locazione. Allora, ulteriore domanda: il recupero della completa mobilità e forza muscolare dopo quanto tempo in media si può verificare? Inoltre, quanto sono frequenti le recidive della sua esperienza? Allora, diciamo che la forza completa, il paziente è completamente soddisfatto, in linea di massima intorno al quinto sesto mese. Le recidive nella mia esperienza, nei miei pazienti, erano 10%, 10-12% nell'artroscopia e 1-2% nella latargie. Sono diminuite molto nell'artroscopia perché ho shiftato in modo importante verso la latargie, quindi ormai le recidive nell'artroscopia sono particolarmente basse, anche queste intorno al 4-5%, ma noi tendenzialmente riserviamo l'artroscopia dopo il primo, il secondo episodio, e a volte capita di shiftare durante l'artroscopia alla latargie perché abbiamo una qualità dei tessuti mondi che non ci convince. Quindi diciamo il miglioramento delle percentuali degli insuccessi di artroscopia sono legati al fatto che facciamo più latargie. Perfetto, qui nella chat non ci sono altre domande. Possiamo chiudere. Perfetto, io vi ringrazio e viva la Sagascot. Alla prossima, arrivederci.